Cucureddu, Cucureddu, Cucureddu. Dobbiamo parlare. Che cazzo sta succedendo? Siamo partiti proprio a fuoco, abbiamo tirato fuori il meglio di noi stessi e adesso mi stai capitolando come il peggiore dei cretini. Per cortesia, Cucureddu, un attimo di... Stavo parlando con te. Va bene che devi concentrarti, ma per cortesia. Che cazzo. Good evening, ladies and gentlemen. Come avete potuto vedere, abbiamo un inizio abbastanza Gordon Ramsay subito. Ragazzi, se non li ammazza con le spadate, li ammazza con gli insulti. Quindi sono più che d'accordo. Peccato, non ho potuto evocare Gordon Ramsay. Con questo posso spacchettarti. Posso allegramente spacchettarvi con la mazza, perché ho scoperto che la mazza non è malaccio. Sono un po' lento ancora, però posso sfruttarla come si deve. Ci siamo incastrati come dei minchioni con il demone del toro. Riproviamo a evocare Gordon Ramsay. Vediamo se ce la facciamo. Evocazione fallita. Mi sembra di tornare ai bei vecchi tempi proprio. Allora, ne ho approfittato un attimino per farmare prima di cominciare a registrare, perché effettivamente la situazione era un tantino tragica. Non sono più in fatro, nonostante la mazza sia più pesante della spada. Il 90% dei livelli che sto facendo li sto facendo tutti sulla stamina, perché ormai mi pare di capire che la situazione qui è abbastanza... Sì, vabbè, rotola con 6 mesi di ritardo, Cucureddu. Come sempre, aggro io o aggra lei? Vabbè, ascolti, faccia un po' come cazzo vuole lei, non mi vuole aggrare, faccia come vuole. Io vado avanti, proseguo, rifiuto l'offerta, ringrazio il dottore e vado avanti. Siamo arrivati praticamente al demone toro. Cazzo era quel rumore? Bene! La nostra prima invasione! Proprio a 3 cm dal boss, il meglio della vita proprio. Vediamo di farci trovare in una... Ok, è chiusa, grazie. È considerata la forma della stanza, qualcosa mi dice che c'è un... Oh, salve! Oh, giustamente Daddy perché ha la maschera del padre. Bene, sempre meglio. Sì, ascolti, lei è la sua minchia di Claymore. Grazie e arrivederci. Preferisco andare a farmi menare le palle dal demone del toro piuttosto che affrontare lei. Ecco, infatti, è tornato indietro. Ah, sì, giusto, mi stavo dimenticando un... Ecco, appunto, il rumore delle mazzate è lì a ricordarcelo. Ecco, questa scritta io ancora non ho capito cosa debba significare. Vabbè, grazie, grazie di nuovo. No, ma fai un po' come meglio credi. Ci manca solo che muoio con te, guarda. Anche perché mi pare di capire che sono destinato a morire con una persona sola a questo punto. E quella persona ovviamente è il nostro amico Guillermo. Preghiamo Dio di farcela, perché non so più come sbattere, dove sbattere la testa proprio. Su, ciccia fuori, eccolo là. Grazie, io me ne andrei proprio, è il caso di dirlo. Ok, è ancora lì, perfetto. Stai calmo, Guillermo, per cortesia, su. Ok. Togliamo il lock perché è quello che mi ha fottuto l'altra volta. Sotto le gambe, Ronaldinho. Di gran carriera sopra la scala. Prenditi pure tutto il tempo che vuoi. Pensavo mi prendesse e mi incazzavo molto, eh. Ah, ritranghete. Togliamo di nuovo il lock. Dai, non sei impossibile. Devo solo essere un po' più intelligente. Aia, quello l'ho sentito. Aia di nuovo. Aia di nuovo. Sali, sali, sali. Cazzarola! C'eri un tanto così, Cucureddu, porca miseria. Tentativo numero 3, segno di evocazione, un secondo solo, mi guardo intorno prima, c'è più di un segno di evocazione, e allora, se mi permettete, no. Credo ce l'abbiamo, quindi prepariamoci al peggio. 2 hours later. E invece no, evocazione fallita, niente da fare, si va di nuovo en solitaire, anche se io mi sa che aspetto un'evocazione che... Magari un aiutino non mi guasta. 1 eternity later. Sì, niente simboli. Guillermo, ce lo facciamo in solitaria un'altra volta.
e vediamo se ci riusciamo, perché... Ah, giusto. Me li dimentico sempre io, quei due stronzi là dietro. Anzi, sapete cosa vi dico? Che prima sistemo tutti i due stronzi. E poi con le 7.000 milioni di anime che abbiamo recuperato, ne approfittiamo per livellare ancora. Perché non si finisce mai di livellare, è il caso di dirlo. Vi faccio capire chi comanda subito. Opla. Risolta facile facile. Lascia, non lo so, mi tenta lascia. Quanto fa di danno? Minchia, 95. Fammi vedere un po' il moveset. E alla fine a velocità siamo come la... Siamo come la mazza. Fammi provare un po'. Ma minchia, siamo anche più rapidi. Sai che facciamo anche più danno, quindi io ne approfitterei. Segno di educazione subito, confession. Dimmi che ci riusciamo, perché... No, non ci riusciamo. E vaffanculo a tutti quanti, a sto giro del toro lo andiamo a prendere in solitaria, che ci dobbiamo provare perlomeno riuscire, perché... Insomma... Diventa un po' brutta come serie se rimango fermo allo stesso punto per 3 mesi. Vieni fuori del toro, che ti sto aspettando. Anzi, io ci andrei addirittura a 2 mani, ma non vorrei fare lo sborone. Cazzo se gli fa male! Gli fa malissimo! Anche quello che ti sta per arrivare è deficiente. Devo approfittare di questi momenti per cercare di curarmi a questo punto. Se non mi ammazza prima. Madonna, ma come fa a prendermi sempre? È una forza della natura proprio. Porca miseria. Del toro, diamoci una calmata che qua. No. Occhio dove scendi, minchia. Pensavo andasse giù come un cretino. Stai buono. Dai che ce la fai. Ok. Dai cazzo che ne manca uno solo. Colpisco da qui tanto. Doie. Oh, con le buone maniere si risolve tutto, è il caso di dirlo. E dai che lo ammazziamo proprio. Ringrazio di gran cuore. E andiamo avanti a sto punto. Mannaggia sto cacchio di demone. Ci sono voluti solo 3 tentativi. E l'ho fatto da solo, eh. Ho già battuto più boss da solo qui che in Dark Souls 3. È già un passo in avanti. Sfondiamo barili come se non ci fosse un domani. Perché la vita è bella. La vita è soddisfacente. Allora, dove cazzo siamo? Ah, bene. Aspetta, ma qui... Beh, questo lo sanno anche i bambini. È lui. L'unico e solo. Soleil. Ok, mi ricordavo bene, ci ha dato la nostra bella pietrolina per le... per evocare ed essere evocati. Vedo un... Dov'è il segno di evocazione che era qui? Vabbè, lasciamo perdere. Questa si apre, ma neanche per scherzo. Su, vi aspetto a braccia aperte. Non è vero mai, scusate, me ne vado. Troppo tardi, sono morto. Senta, signora Viverna, io dovrei passare, posso? O proprio non ne ha intenzione, vero? Io tra vedere e non vedere, lutto. Dite, se mi avvicino proverà a carbonizzarmi? Io ci provo e ci sono riuscito, mannaggia a voi! E ci becchiamo anche il falò, alla faccia di chi ci vuole male. Mamma mia, ci sta andando di grandissimo culo oggi, proprio, è caso di dirlo. Eh sì. Si va in 3 contro 1. No, mi hanno invaso, dio bastardo. Oh, scusate. E sono pure... Bene, tossicità. Mi hanno ammazzato il fantasma, perché l'ho sentito chiaramente. Però sono già arrivati i rinforzi. Salve, Anna. Avrei... No, niente, lasci stare. Come non detto.